un fuoriclasse di statura mondiale, uno dei più grandi numeri 10 nella storia del football, il Golden Boy del calcio italiano, ovvero Gianni Rivera. Rivera è stato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti gli appassionati di calcio e che per oltre 20 anni ha incantato le platee calcistiche di tutto il mondo, a tutte le latitudini. In campo, a dispetto di un fisico gracile, era un gigante. Eccezionale rifinitore, illuminava il gioco vedendo quello che gli altri non vedevano, inventando spazi e giocate sopraffine per i suoi compagni, e all'occorrenza era lui stesso il finalizzatore. Un finalizzatore mai banale, ma raffinato e sublime. Giocatore dotato di una classe cristallina, elegante ma al contempo efficace, Rivera è diventato Rivera, prestissimo. A soli 16 anni ha esordito in Serie A con la maglia dell'Alessandria, per poi vestire, come una seconda pelle, quella del Milan, dal 1960 al 1979. Il sodalizio con la nazionale e la maglia azzurra nasce il 13 maggio del 1962, esordendo in una gara amichevole contro il Belgio, nell'immediata vigilia del Mondiale in Cile. Il primo dei 4 mondiali che Rivera disputerà con l'Italia. In quello successivo, nel 1966, fu uno degli sfortunati attori della spedizione inglese dove gli azzurri furono eliminati dalla Corea del Nord, del carneade Pak Do-ik. 2 anni dopo arriva il riscatto con il successo nell'Europeo, successo al quale Rivera contribuisce in modo notevole, pur non disputando la finale contro la Jugoslavia. Dopo il successo agli europei e dopo aver conquistato nel 1969 la Coppa dei Campioni con il Milan, Gianni Rivera viene insignito del Pallone d'Oro. Dopo l'oriundo Omar Sivori è il primo italiano ad avere l'onore di essere eletto miglior calciatore d'Europa. Ma il momento più alto e più intenso della sua carriera azzurra è legato al Mondiale in Messico del 1970, a quella rocambolesca, straordinaria ed irripetibile semifinale con la Germania Ovest. È lui, con un gol di eccezionale intelligenza, magnifico in tutta la sua semplicità, a decidere quella che passerà alla storia come la partita del secolo. Quella rete del 4-3 rimarrà per sempre scolpita nella storia del calcio. Dopo quel mondiale perso in finale col Brasile, Rivera fu uno dei grandi protagonisti di un altro successo storico, quello di Wembley contro la nazionale inglese. Era il 14 novembre del 1973 e quella fu la prima vittoria italiana in terra d'Albione, in oltre 60 anni di storia. Rivera giocherà ancora un altro mondiale con gli azzurri, quello del 1974 in Germania, un mondiale sfortunato che si chiuse con la prematura eliminazione degli azzurri nella gara contro la Polonia, gara dove il Golden Boy del calcio italiano disputò la sua ultima partita in azzurro, dopo 60 presenze e 14 gol. Chiuse col calcio giocato nel 1979, dopo aver condotto il Milan alla conquista del 10° scudetto, quello della Stella. Fu il giusto epilogo di una leggenda del nostro calcio.